la rincorsa di Bairami che aspetta appunto il fischio dell'arbitro, il tiro di destro, il gol del vantaggio, raso terra, portiere da una parte, pallone alla destra di Stracoscia che aveva commesso il fallo su Di Francesco. Al quinto minuto esatto, Lazio 0, Empoli 1, dal dischetto micidiale il giocatore di passaporto svizzero di origini albanese Bairami. Lazio 0, Empoli 1, nuovamente linea alla Spezia. Il raso terra è finito dalla parte opposta. Empoli quindi che ha trovato il gol del vantaggio al termine di un'azione che ha visto l'intervento scomposto da parte del portiere Stracoscia su Di Francesco. Prova ancora a spingere Stojanovic, quindi la formazione ospite. Il tentativo di passaggio per Bairami, prova la conclusione, la mantia, il tiro, il raddoppio d'opera di Zurkowski. Tutto questo al minuto numero 8. Il raddoppio dell'Empoli, ha spinto il pallone in rete Zurkowski, un rinvio sbagliato da parte della difesa della formazione di casa. Zurkowski ha creato insieme ai compagni superiorità nei 16 metri a... il gol di Immobile, ti chiedo scusa Rita Lucido, 14° minuto, di testa Immobile su cross da sinistra, Lazio 1 Empoli 2, nuovamente la Spezia. Pareggio della Lazio, ti chiedo scusa, con Milinkovic Savic, un'azione nata dalla destra, cross all'interno dell'area di rigore e imperioso il tocco del giocatore balcanico a superare Vicario. 21esimo, Lazio 2 Empoli 2, gol di Milinkovic Savic, nuovamente la Spezia. Entra in area di rigore, pallone per Di Francesco, il gol del vantaggio dell'Empoli, porta alla nostra sinistra, Marchizza ha vinto un rimpallo, è riuscito a crossare all'interno dell'area di rigore, a tagliarla completamente in due, il portiere non se l'è sentita di rischiare l'uscita bassa, Di Francesco ha spinto in pratica il pallone alle spalle di Stracoscia. Lazio 2 Empoli 3, partita infinita, 31esimo minuto, stadio Picco di La Spezia. Azione di casa che in questa ripresa spinge verso la porta alla nostra destra, quella cioè lato curva sud, il fischio dell'arbitro, la parabola di Luis Alberto a vuoto e il pallone spinto da Patrick in gol per il 3-3, mischia davanti a Vicario che non è riuscito a trattenere il pallone, le proteste dei giocatori dell'Empoli, tutto questo al 33esimo minuto. Vicario ha lasciato la propria area di rigore raggiungendo l'arbitro che sta andando verso centrocampo, l'arbitro dice aspettiamo quelle che la sua destra, fronte sinistro secondo la visuale d'attacco, si intrattiene ancora per qualche secondo l'arbitro che ricordiamo è Giua della sezione di Olbia a vedere tutte le angolazioni possibili, adesso prenderà la decisione e quindi non viene concesso il gol, le proteste questa volta sono di Ciro Immobile e degli altri giocatori della Lazio, punizione a favore dell'Empoli a vita di un incontro infinito, lunga la rincorsa di Ciro Immobile, Giua allontana i giocatori dell'Empoli, dicevamo di un cartellino giallo pesante ma questo è l'ultimo problema per Andreazzoli, se vogliamo per lo stesso Luperto, perché l'Empoli in vantaggio per 3-2 deve subire un calcio di rigore. Immobile va al tentativo di trasformazione, il minuto di gioco è il 42esimo più recupero anche per l'episodio che vi stiamo raccontando, le proteste empolesi, il fischio dell'arbitro Giua, il tiro di destro di Immobile, la respinta di Vicario che è riuscito con una prodezza, un balzo alla sua destra a respingere il tiro anche preciso, piuttosto forte, di Immobile, bravo soprattutto il portiere, non è finita ancora Immobile, interno dell'area di rigore, l'uscita di un galvanizzato Vicario a far suo il pallone, 42esimo, Lazio 2 Empoli 3, sicuramente più avanti e vicino al recupero credo la partita narrata da Rita Lucido allo stadio Picco. Ancora sul settore sinistro con il tentativo di cross, pallone che viene giocato, il tiro di Lukas Leiva respinto in qualche modo forse da Stulac, fatto sta che l'Empoli è riuscito ad allontanare il pallone stesso all'altezza della linea centrale del campo, finisce in fallo laterale con Luis Felipe che prova a servire Patrick, controlla il giocatore con il numero 4, spinge la Lazio quasi a testa bassa, tentativo per Zaccagni, prova l'uno contro uno nei confronti di Stojanovic, c'è l'assist per Milinkovic Savic, Di Francesco difensore aggiunto nella circostanza con il destro allontana la minaccia e provvidenziale per i suoi l'ex Sassuolo, ma
ancora Lazio in possesso di palla per Felipe Anderson, tentativo di servizio per Zaccagni, interno dell'area di rigore, cross Lucas Leiva e poi il pallone in rete per il pareggio della Lazio in mischia, un pallone che è sfuggito al controllo di Viti e Milinkovic Savic ha spinto alle spalle del portiere avversario. Tutto questo al terzo minuto di recupero con la Lazio che raddrizza una partita dopo l'errore dal dischetto di Immobile, ma la grande parata anche di Vicario, azione nata da uno spunto di Felipe Anderson, Zaccagni, serie di finte, il pallone che ha trovato più che Milinkovic Savic, direi lo sfortunato tocco di Viti in tentativo di anticipo, e Milinkovic Savic è riuscito, coordinandosi di testa, a beffare il